prevenire le patologie neurodegenerative della terza età e assistere i pazienti affetti da demenza e disabilità e i loro caregiver in un momento complicato dal persistere della pandemia. E questo l'obiettivo del progetto di teleassistenza presentato in conferenza stampa in maniera congiunta dai comuni di Chieti e Francavilla al Mare. A parlarcene Mara Maretti, assessore comunale di Chieti alle politiche sociali, e Stefania D'Annunzio, vicepresidente dell'associazione La Cura del Tempo. È un progetto che coinvolge in realtà più amministrazioni, sono due ambiti territoriali, due ambiti sociali territoriali che comprendono diversi comuni e quindi diciamo stiamo cominciando a progettare insieme. E queste esperienze ci aiutano fondamentalmente anche per le sfide che arriveranno a breve del PNRR Missione 5, che ci impongono tra ambiti di collaborare attivamente per poter portare avanti dei progetti in modo efficiente e efficace e dare risposte concrete al territorio. Questo progetto nasce dalla collaborazione, diciamo, dalla collaborazione di queste nostre amministrazioni con organizzazioni del terzo settore che sono ormai leader nel settore per quanto riguarda la progettazione. Ci riferiamo per esempio alla Cura del Tempo e alla sua partnership, che sono una fonte per noi molto importante di expertise nell'ambito della progettazione e anche nella gestione di interventi specifici, soprattutto nel campo degli adulti e soprattutto nel campo degli anziani con demenza e disabilità e nel sostegno dei caregiver. Noi abbiamo la fortuna di poter realizzare questo secondo progetto in realtà su questo territorio dedicato nello specifico proprio alle persone con demenza, Alzheimer e altre tipologie di demenze, e con un'attenzione particolare non solo alla persona con la patologia ma anche ai caregiver e a tutto il contesto familiare. In questo progetto Digital Care, lo dice il nome stesso, c'è una forte spinta verso la digitalizzazione di alcuni servizi. Questa è una scelta che ci è stata in qualche modo dettata proprio dalla situazione attuale di emergenza pandemica, che richiede di poter dare una continuità dell'assistenza, quindi garantire la continuità dell'assistenza anche attraverso teleassistenza e servizi digitali. Ovviamente il tutto è integrato anche con un'assistenza più tradizionale e in più abbiamo tutta una serie di invece attività che si svolgono in teleassistenza per il monitoraggio costante delle condizioni della persona con patologia.